Per la maggior parte della storia, uomini e donne sono stati uguali. Poi questa situazione è cambiata. A quanto pare, stati e multinazionali hanno bisogno di re e presidenti, leaders che amministrano le decisioni e anche le leggi, a detta di Jared Diamond. Ma questo ovviamente non è sempre vero. I cacciatori e raccoglitori, per esempio, dividevano tutto. Con l'invenzione poi della proprietà privata iniziò a crescere la disuguaglianza. Con l'arrivo della stanzialità cominciarono a nascere le prime guerre per due motivi fondamentali. C'era la terra, la proprietà da difendere e poi diciamo che si iniziò a diventare più diffidenti nei confronti degli estranei. Inoltre cambiò anche lo stile di vita tra i cacciatori, i raccoglitori, nomadi e i primi uomini che iniziarono invece a coltivare, ad allevare gli animali, che invece erano appunto sedentari. Infatti i cacciatori e raccoglitori si stima lavorassero appunto per 20-30 ore a settimana, gli agricoltori invece più di 40 ore a settimana. Fu così che nacque il patriarcato, perché fu inventata la proprietà privata, nacque l'agricoltura, i maschi iniziarono appunto a coltivare e ad allevare e le femmine diventarono schiave. Quindi è da qui che cominciò a nascere sostanzialmente la disuguaglianza tra i maschi e le femmine. Le donne cominciarono a essere chiuse, a essere schiavizzate, a essere coperte con un velo. E inoltre cominciò a esserci anche un peggioramento dello stato di salute con l'agricoltura, in quanto la dieta incominciò a diventare meno variegata, ci fu anche più stanzialità e quindi anche i propri escrementi permanevano nei villaggi in cui gli umani vivevano. E questo ovviamente intuitivamente facilitò anche il proliferare di quelle che sono le malattie infettive. Infatti, diciamo, un mito da sfatare è che la rivoluzione agricola abbia portato soltanto, diciamo, lati, aspetti positivi per la nostra specie. In realtà sì, ci sono stati dei risvolti positivi, ma allo stesso tempo ci sono anche stati chiaramente dei risvolti negativi. Poi iniziamo anche a bere il latte di altri animali e fu questo il contatto anche più ravvicinato con molti animali per via dell'allevamento e della domesticazione di varie specie animali, a favorire, diciamo, la diffusione di malattie come il morbillo, il vaiolo, la tubercolosi, la sifilide, la malaria, il colera e anche la peste. L'uomo ha sempre creduto negli dei, però i cacciatori e raccoglitori avevano comunque sia una religione diversa. Non c'erano infatti dei predicatori, non c'erano dei guardiani, non c'erano dei preti, non c'erano delle chiese e così via. Con l'arrivo invece della rivoluzione agricola si cominciò a credere maggiormente in potenti divinità vendicative. Nacque così l'idea del peccato da espiare anche con sacrifici umani, come accadeva a Tenochtitlan, la capitale azteca. È ovvio ed è chiaro che questo era un modo anche per tenere in pugno la popolazione. Ma allora a questo punto sorge un quesito importante. Perché siamo passati all'agricoltura se in fin dei conti non era conveniente farlo? Siamo semplicemente caduti in una trappola con la nascita dello Stato. Perché? Perché i terreni tra il Tigri e l'Eufrate, dove nacquero le prime civiltà mesopotamiche, erano dei terreni molto, diciamo, fertili. Ci fu quindi un entusiasmo nell'iniziare a fare ciò e in più gli umani non riuscirono a prevedere che ci sarebbe stata, a seguito dell'agricoltura che permette di avere un surplus alimentare, una fortissima esplosione demografica. E quindi sostanzialmente i nostri corpi si sono rivelati inadatti all'agricoltura.